Allora Lorenzo, come sempre, si apre la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi è un grandissimo della musica internazionale, da un ciuffo che tu purtroppo non No, no, da puoi. diversi anni, da 24 anni non ho più il Però ciuffo, lo possiamo sicuramente hai dire. ballato e ascoltato in Sì. maniera pressante la sua musica. Assolutamente sì, Elvis Presley, insomma, un mito della musica internazionale, una piccola chicca. Lui amava le Cadillac, era fissato sulle Cadillac, ma aveva un gioiello totalmente prodotto, in Italia, la Staats, una ditta, padana, che conservava gelosamente, quindi anche, diciamo così, un tocco di Made in Italy all'interno dell'ampia, immagino, dell'ampio parco macchine di Elvis Presley, che amava le Cadillac ma aveva questo gioiello prodotto in Italia. E Quindi allora, come sempre, allora è arrivato il momento dell'oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi, 8 gennaio, sempre sotto il segno del Capricorno, nasceva un grande cantante e attore statunitense, famoso in tutto il mondo. Pensate, ha venduto oltre 1 miliardo di dischi, denominato il re del rock and roll. A Tupelo, l'8 gennaio nel 1935, nasceva lui, Elvis Aaron Presley. Nasce da famiglia povera di origini scozzesi. Giovanissimo si avvicina al mondo della musica tramite il coro della chiesa evangelista. All'età di 11 anni ricevette in regalo dai genitori una chitarra. Nel 1948, per motivi di lavoro, la famiglia Presley si trasferisce a Memphis, nel Tennessee. E nel 1953, per omaggiare una canzone a sua madre, si reca alla Sun Records registrando My Happiness per 4 dollari, facendosi notare dalla segretaria di Sam Phillips. Fortuna volle che la segretaria di Sam Phillips, titolare della Sun Records, fece ascoltare il provino di Elvis Presley. Sam Phillips fu catturato dalla sua registrazione, dalla sua interpretazione, così organizzò una session con dei turnisti per registrare il suo primo disco. Dopo questa session, Elvis Presley fu scritturato dalla Sun Records e realizzò il suo disco di lancio, Elvis Presley, con il brano That's Alright Mama. I suoi concerti, grazie al suo stile di interpretazione, il suo vestire in maniera sgargiante e le sue movenze sensuali del bacino e delle gambe, mentre si esibiva sul palco, generava un'isteria collettiva tra le adolescenti. A tale proposito, Elvis dichiarò: "Si deve dare spettacolo per attirare la gente, altrimenti ognuno se ne starebbe a casa sua, senza uscire per venirmi a vedere." Nel 1955 la Sun Records dovette cedere l'artista Elvis Presley alla RCA perché non riusciva più a mantenere il grande lancio e il grande artista, alla modica cifra di allora 35.000 dollari. Di quell'esperienza Sammy Phillips su Elvis ebbe a dire: "Alle radici di questo mito c'è ancora oggi tanto mistero. Nessuno può dire di conoscere veramente bene l'uomo Elvis. Era complicato, pieno di contraddizioni e anche insicuro in privato, ma sul lavoro era sempre profondamente convinto di ciò che faceva e non sbagliava mai." Elvis raggiunse un successo mondiale con il brano Heartbreak Hotel e Love Me Tender. Il 20 dicembre del 1957, mentre partecipava alla realizzazione del film La Via del Male, venne chiamato al servizio militare.
In quel periodo conobbe la figlia di un ufficiale che poi diventò sua moglie Priscilla. Dopo 2 anni di servizio militare, Elvis Presley tornò molto cambiato. Tornò proprio nel periodo del grande successo dei Beatles e dei Rolling Stones. Lo special di benvenuto di Elvis Presley fu in un programma di Frank Sinatra, dove i due grandi artisti duettarono. Negli anni 60 esce con 3 brani che hanno avuto un successo mondiale, Are You Lonesome Tonight e 2 brani legati alla nostra bella Italia, O Sole Mio e Torna sul Rientro. Sapete perché il grande Elvis cantò 2 brani italiani? Perché nella sua dimora Graceland, nella sua collezione di dischi, c'erano 2 LP del grande Beniamino Gigli. Elvis Presley, nonostante non fosse venuto mai in Italia, era innamorato della melodia italiana. Infatti poi registrò anche Io che non vivo senza di te e Santa Lucia. Negli anni 70 Elvis si concentrò nei concerti live con la grande orchestra. Ebbero inizio a Las Vegas e l'apice lo raggiunse nel 1973 con il concerto Aloha from Hawaii, trasmesso in Mondovisione con oltre 1 miliardo di telespettatori. Questa attività intensa e la vita sregolata incominciava a minare la salute. Ci sono tante testimonianze perché lo avesse fatto. Accusano anche il suo manager Tom Parker, che era un giocatore d'azzardo incallito, di averlo spinto per pagare i debiti di gioco. Altri dicono che lo abbia fatto per sostenere le spese di tutto l'entourage di amici e familiari. Elvis Presley era veramente una persona molto generosa. Pensate, lui ha regalato Cadillac, case, gioielli a tutto il suo staff, ai fans e ai suoi familiari. Elvis morì a Memphis il 16 agosto del 1977 a 42 anni per infarto. La sua casa Graceland è la seconda casa più visitata negli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. John Lennon disse di lui: prima di Elvis non c'era niente. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao!